Per quanto riguarda Berardi, uno dei giocatori più importanti in assoluto del Sassuolo, come sta andando il suo recupero e quali sono in questo momento le intenzioni del Sassuolo, le intenzioni del giocatore? Ma diciamo che il suo recupero sta andando abbastanza bene secondo i tempi previsti. Poi quello che la cosa più importante è che il ragazzo recuperi, che ritorni in campo e poi dopo si valuterà tutte le situazioni che saranno possibili. Oggi diciamo che la cosa più importante è che lui ritorni a fare il giocatore, ma lo aspettiamo perché sappiamo il valore che ha. E consigli, diciamo, è un giocatore che è legato a noi, per cui è un giocatore che penso non ci sia nulla da dire nei suoi confronti. È chiaro che anche noi dobbiamo cercare un po' di ringiovanire un po' la squadra, per cui fa parte della nostra rosa, come rientreranno anche Turati, che è un giocatore importante, e altri portieri, ma penso che di consigli non ci sia nulla da dire nei suoi confronti. E Maxi Lopez, se la Fiorentina penso che, anzi, non interesserà più per la prossima stagione, per cui rientra da noi e farà parte del gruppo come fanno parte tutti gli altri. Se ci saranno delle richieste le valuteremo, altrimenti farà la Serie B. Lo stesso farà Pinamonti? È uguale, cioè diciamo che non è che cambia per nessuno, cioè io penso che qualsiasi squadra avere un giocatore come Pinamonti sarebbe veramente una cosa straordinaria. Poi come ripeto, tutti i giocatori si possono cedere, però sai, il mercato del Sassuolo non è che lo scopriamo quest'anno, in tutti gli anni è stato così. Se ci sono delle richieste le valutiamo, tutti i giocatori sono cedibili, però faremo le valutazioni giuste. Certo, se non ci saranno delle opportunità, noi la squadra la vogliamo fare per ritornare in Serie A, e se ci sono giocatori come Pinamonti, come Maxi Lopez e così via, ben venga. A Tosvet è un altro giocatore che noi vorremmo tenere, per cui sappiamo il valore che ha, per il momento non c'è nessun tipo di richiesta che possa essere interessante per noi.